Questo programma è offerto da Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Triform, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy. La pasta di Camerino, sapori da ricordare. Avanti delle due ruote, benvenuti in questa specialissima puntata di All Race TV. Questa sera vi parleremo del campionato CIV che proprio la settimana scorsa ha acceso il semaforo verde sulla stagione 2022 dal mitico tracciato di Misano. Questa sera abbiamo dei super ospiti presenti in studio, anche perché dovete sapere che la nostra troupe di GoTV è andata proprio in quel del tracciato romagnolo per seguire da vicinissimo il team Promo Driver, e insieme appunto ai nostri ospiti parleremo a lungo di questo weekend veramente elettrizzante. Prima di andarveli a presentare, io vado a salutare quella bellezza rombante, questa volta motorizzata, perché è arrivata in moto da Misano, perché lei era impegnata appunto presso il circuito Marco Simoncelli, Ludovica Guerra, eccola qua. Buonasera Riccardo, esatto, sono appena arrivata da Misano qui negli studi di GoTV con questo abito, con questo outfit, con questa scarpa. Ma senza casco, perché la pettinatura no, ancora... appunto, non volevo rovinare la pettinatura, quindi... Bene, proprio la nostra Ludovica Guerra in quel di Misano ha creato questa bellissima clip introduttiva che ci introdurrà appunto nel round marchiato CIV. Buongiorno amici di GoTV, in occasione del primo round del CIV, il campionato italiano di velocità, siamo a Misano, circuito storico per il motorsport, pensate, voluto e disegnato da Enzo Ferrari con la Dauto poi per la prima volta nel 1972, misura 4.226 metri con 10 curve a sinistra e 5 a destra. Ma tra le particolarità di questo circuito sono i nomi che poi sono anche entrati nel gergo degli appassionati di questo mondo, che sono state date ad alcune delle curve, come la curva del tramonto, la curva del carro, la curva della brutta tela e poi la più sentita, la più bella, quella dove sono io in questo momento, la curva della Quercia, che è stata poi intitolata e dedicata anche a Marco Simoncelli, piantando poi proprio appunto una quercia su questa collinetta. Misano quindi è tutto questo, è storia, è passione ed è soprattutto Italia, è culla di grandi talenti e di grandi piloti, proprio come il team di cui adesso vi andremo a parlare, il team di Promo Driver. Promo Driver nasce nel 1995 dalla passione di Antonio Sala, ex pilota nei campionati delle derivate di serie classe 600, attivo dal 1978 al 1988. Dopo questi 10 anni in pista decide però di passare dall'altro lato del box e diventare team manager a partire dal 1996 del suo team Promo Driver. Successi, vittorie e passione, queste le parole chiave del team Promo Driver, che insieme ai piloti Massimo Roccoli e Manuel Rocca sono pronti per questa nuova stagione, tutta da scrivere ma che già è una bellissima storia da raccontare sulla Claire, e siamo tutti pronti per questa stagione 2022. Ecco Ludo, da Misano agli studi di GoTV è veramente un attimo, con la moto prestata generosamente direi da Massimo Roccoli. Assolutamente, sono arrivata qua veramente in un attimo, proprio velocissimamente pronta per stare qui con voi. Bene, andiamo a presentare adesso i nostri super ospiti. Io partirei dal team manager della squadra Promo Driver, è con noi Antonio Sala, buonasera. Buonasera a tutti. E poi quel generoso di Massimo Roccoli, eccolo qua, buonasera. Ciao a tutti. Sei volte campione, ricordiamo. E poi Manuel Rocca, altro driver della squadra appunto Promo Driver, buonasera. Buonasera a tutti. Direi che possiamo mettere la sesta e partire. Mettiamo la sesta e partiamo, e come abbiamo già visto dalla clip introduttiva, il weekend di Misano è stato un weekend ricco di colpi di scena e di gare entusiasmanti, nel quale il team di Promo Driver si è distinto per la sua competitività. Quindi Antonio, vengo da te perché voglio scoprire come è nato questo team, anche sapendo appunto la tua grande passione per il motorsport. Direi di lasciare perdere il mio trascorso di pilota, perché non è molto interessante, piuttosto... una parte importante di questa iniziativa è stata quando ho iniziato a fare il manager. Questa cosa mi dà l'occasione per parlare un secondo, se me lo consentite, di un pilota che non c'è più, Stefano Colzani, che è stato il mio primo pilota che ho seguito. Nel 97 è mancato perché ha pensato bene di centrare una macchina per la strada, quindi è avuto un incidente.
In quell'anno lui era praticamente in testa al campionato italiano, era in testa anche al campionato Suzuki, e non solo, avevamo già firmato un precontratto con la Suzuki per l'anno dopo per fare il campionato mondiale. Questa cosa non c'è stata, e dentro di me però è rimasta questa voglia di continuare. Ecco, un grande inizio il vostro, che già nel 1997 vi ha visto arrivare in testa nel trofeo Suzuki, appunto, e tra le prime posizioni del campionato italiano. Ma il primo grande traguardo lo avete raggiunto nel 1999 con Maurizio Pratichizzo e Daniel D'Amico. Sì, certo, questo è stato un anno molto importante perché Maurizio ha vinto il campionato italiano, soprattutto l'ha vinto all'ultima gara e anche all'ultima curva, direi, no? Tanto stiamo vedendo proprio delle immagini di repertorio. Beh, questa veramente ero molto piccolo quando ero pilota. Cioè. E questo invece è Stefano Colzani, che abbiamo nominato prima. Sì. Cosa gli provi a vedere queste immagini, Antonio? Beh, vedendo lui un po' mi viene da piangere, sinceramente, perché ero molto affezionato a questo ragazzo. E diciamo che tutto è partito da lui. Insieme a lui. Sì. Andiamo avanti, Ludo. Sì, perché voi vi siete fermati per qualche anno dopo il 1999 e nel 2016 siete tornati in pista con Speedy Bike e Gabriel Zappa. In questi anni poi avete inanellato una serie di successi. Sì, questo perché Maurizio Pratichizzo nel mondiale è caduto pesantemente, aveva lesionato la spina dorsale e quindi è dovuto stare fermo, e quindi anch'io mi sono fermato. Poi però la passione è questa, no? E quindi abbiamo ricominciato con Gabriel Zappa, che era un ragazzo secondo me molto talentuoso, che non ha avuto la fortuna che si meritava. Abbiamo fatto qualche anno con Speedy Bike, poi invece ci siamo messi in proprio. Ok, avete fatto le cose autonomamente. No, abbiamo deciso, io volevo fare il CIV e quindi ci siamo presentati il primo anno con Zappa, con una tendina, abbiamo fatto un po' i pellegrini del CIV, però questo è durato solamente un anno perché poi l'anno dopo ci siamo un po' lanciati e ci siamo attrezzati, abbiamo fatto l'hospitality e insomma abbiamo dato un'immagine al team. Per arrivare al 2022, come vedrete tra po' dalle immagini, il team Promo Driver, posso dire, noi che vi abbiamo vissuto a Misano, siete un team che si presenta veramente in maniera molto, molto importante. Sì. Ci tenete molto anche all'immagine. Beh sì, ci teniamo all'immagine, però dall'anno scorso poi ho capito una cosa molto importante, che è tutto importante in questo ambiente, ma quello che conta veramente è il pilota. Sono le e quindi ho deciso di scegliermi il migliore, Massimo. Ecco, proprio con Massimo vorrei parlare in questo momento. Quindi 2021, grande rivoluzione in casa Promo Driver, arrivano Manuel Rocca e appunto Massimo Roccoli. Un'annata comunque molto positiva la tua, per arrivare appunto al 2022 pronti per giocarvi il titolo. Innanzitutto ti vorrei chiedere, com'è questa avventura con Promo Driver? Beh, partirei dall'inizio, nel senso che 2020 ho avuto una stagione un po' difficile. 2018 ho vinto sesto campione italiano, 2019 secondo, 2020, non so, anno della pandemia e tutto, è stato un campionato corto, molto particolare e non mi divertivo più in moto, nel senso è stata una stagione difficile. Finito il campionato, ho lasciato un po', diciamo, sbollire le tensioni della stagione e con il team dove correvo gli avevo detto che non avrei più corso con loro, ma non avendo nessun'altra alternativa. Ma con Promo Driver, dove stiamo vedendo le immagini del 2021, esatto, dove insomma hai fatto incetta di successi. Esatto, e me lo ricordo come adesso, 23-24 di dicembre 2020, Antonio mi chiama e fa: ma ho saputo che l'anno prossimo non hai nessun team, ma vorresti correre con me? Mi ha fatto una chiacchierata, ci siamo presi neanche 24 ore di tempo e da lì è iniziata la nostra avventura. Un bel regalo di Natale. È arrivato Babbo Natale. Esatto. E 2021 direi che siamo partiti subito alla grande, due secondi posti al Mugello, siamo arrivati a Misano, che è casa mia, vittoria subito in gara 1, testa del campionato. E insomma, è stata sicuramente una bellissima stagione, abbiamo portato a casa 4 podi e mi sono presentato all'ultima gara del campionato che ancora potevo vincere il campionato, e quindi certo. Diciamo che, considerando che nel 2020 volevo smettere, nel 2021 Antonio mi ha messo in pista per
come cambiano le cose. Assolutamente. Arriviamo al 2022. Arriviamo al 2022 dopo comunque una stagione, come ci ha appena raccontato Massimo, fatta di grandi successi, un 2022 iniziato comunque con un bilancio positivo di questo weekend a Misano. Sì, un weekend un po' freddo, come avrai notato, dove durante tutte le prove siamo riusciti a girare poco, e anche durante le qualifiche, che diciamo sono stati momenti migliori a livello di clima, non sono stato fortunatissimo nello sfruttare al meglio questi turni per preparare al meglio la moto, però comunque un terzo posto in gara 1 e un quarto posto in gara 2 che mi rimane proprio qua sulla gola, perché ne parleremo dopo di gara 2, ma invece adesso vogliamo parlare di gara 1, dove per un attimo sei andato anche in testa alle operazioni, sei sempre rimasto con i leader, sì. A pochissimi decimi vi scambiavate le posizioni, tra l'altro bellissima gara, devo fare i complimenti a Massimo ma anche a tutti gli altri tuoi colleghi, perché comunque avete regalato un grande spettacolo e comunque podio conquistato al termine di gara 1. Sei soddisfatto, visto che eri andato in testa insomma alla gara, volevi un po' di più? Gara 1 è stato molto particolare, nel senso che c'erano 10 gradi sull'asfalto, 6 nell'aria, sembrava di correre a dicembre a Misano, non ad aprile. E queste condizioni sono sempre molto molto a rischio, la paura di scivolare è sempre dietro l'angolo, perché non si riesce mai a tenere in temperatura le gomme, quindi è stata tosta. Sono partito malissimo, che non è da me, io solitamente sono uno che parte bene, alla prima curva ero 11° e ho detto qua bisogna recuperare velocemente, sono riuscito a recuperare al quarto giro, ero in testa, solo che un po' di goccioline, spiovigginava, insomma era una condizione veramente... veramente difficile, era anche un gran freddo. E niente, alla fine una gran battaglia e sono arrivato terzo a un secondo e mezzo dal primo, quindi esatto. Giusto nelle battute finali ho fatto un paio di errori che sono finito lungo in una curva e questo non mi ha permesso di essere della partita nell'ultimo giro, peccato. Massimo, una pista di Misano che vabbè tu abiti a 7 km se non sbaglio. Sì, più o meno. Ecco, se la vedi, è la pista da casa tua, conosci molto bene, quindi ce la vuoi descrivere velocissimamente? Allora, Misano, considerando che ci vado dal 1999, l'ho vista in tutti e due i versi, sia nel senso orario che in quello antiorario. Nella vecchia Misano ho anche vinto una gara di mondiale nel 2006. È una pista molto veloce, c'è il tratto del curvone che si fa oltre 250 km orari, ci sono delle curve molto lente, quindi è una curva molto completa, è una pista molto completa, da curve lente, ripartenze, curvoni veloci, c'è... curve da pelo e curve dove ci vuole anche una buona tecnica. Veniamo adesso a gara 2, perché a differenza di come hai detto tu prima, che in gara 1 la partenza era stata un po' così, in gara 2 sei partito molto bene, ti sei subito messo al comando, ma ti sei trovato a lottare in pista con due avversari, Ottaviani e Spinelli, che proprio Spinelli sulla linea del traguardo ti ha lasciato un po' così, vero? Mi ha lasciato un po' così anche perché io sono un tecnico federale, seguo un progetto in Italia che si chiama Talenti Azzurri. Fino a 2 anni fa lui era un talento azzurro e lo seguivo negli allenamenti, lo portavo in giro ad allenare, adesso mi dà l'acca e la paga, quindi mi dà anche un po' fastidio. Questa cosa non gli ho insegnato troppo bene forse. Non bisogna svelare tutte le... È un due volte campione italiano Moto3, meritava di andare al mondiale Moto3, ma non ce l'ha fatta e niente, è stato sicuramente più bravo di me. Sono partito forte, ero primo alla prima curva, ho cercato di fare il mio passo, di spingere più che potevo, però niente, insomma, non sono da solo in pista, quindi vedrò di rifarmi la prossima volta. Ecco, per una corretta analisi in pista svolge un ruolo sicuramente importante il vostro telemetrista che noi abbiamo ascoltato. Allora, io mi occupo della parte elettronica della moto insieme con Riccardo Vareschi, che è il capo tecnico, e Davide Brambilla, che è l'altro telemetrista. E ci occupiamo in pratica delle mappe di freno motore, carburazione, insomma tutte quelle cose che riguardano la parte elettronica della moto. È il primo anno che sono con Massimo in questo team, mi trovo molto bene anche con i meccanici, in quanto con Alberto e Roberto ho lavorato 4 anni nel team Evan Bros, quindi siamo molto affiatati. A condividere il box di Promo Driver con Massimo Roccoli anche Manuel Rocca, debuttante nella stagione 2021 nella classe 600C, un campione in continua crescita. Quindi Manuel, adesso vengo da te per chiederti che cosa rappresenta per te questa avventura all'interno del team. È stato un ingresso del team in un anno in cui ho debuttato col 600, l'anno prima venivo dal 300, quindi moto diciamo che hanno 50 cavalli, debuttare con una moto che ne ha quasi il triplo
Insomma, non è stato semplice, però grazie al team Promo Driver, alla loro professionalità anche, mi sono trovato subito molto bene, non posso dire niente. È una crescita progressiva, pian piano stiamo sempre migliorando sempre di più e speriamo di concretizzare ciò che è il nostro potenziale reale. Quindi un 2021 che ti ha visto in crescita, nel 2022 devi tirar fuori veramente gli artigli. Un 2022 che non è partito nel migliore dei modi per te. Cos'è successo? No, purtroppo no, abbiamo avuto un po' di problemi sin dalle prove, però diciamo che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la caduta in gara 1, che purtroppo non mi ha permesso di poter partecipare in gara 2, essendo stato dichiarato non idoneo per poter partecipare alla gara successiva. Un trauma cranico per te, giusto? Esatto. Bene. Niente di grave, però purtroppo i medici hanno detto che non potevo correre, quindi... Cosa ti aspetti dalla stagione? Cosa ci dobbiamo aspettare da te? Tra l'altro hai la fortuna anche di avere nel team un 6 volte campione. Quindi esatto. Sicuramente ti può dare tutte quelle nozioni. Le hai insegnate a Spinelli, non vedo perché. No, ma Manuel Rocca. Nel 2016, quando ho vinto l'italiano con le minimoto, ha insegnato anche a me. Perché mi ricordo che seguiva anche le minimoto, quindi diciamo che ce l'avamo già visti ancora prima di beccarsi dentro il team. Quest'anno io punto sempre a vincere, né più né meno, e a fare più esperienza possibile, specialmente quest'anno che è una categoria ancora più combattuta dell'anno scorso. Bene. Antonio, c'è due bei pupilli insomma in casa, eh? Sì, abbiamo il presente e il futuro. Il presente e il futuro. E c'è da dire che Antonio Sala è uno di quei pochi team manager che, passami il termine se posso, non guarda solo la valigia ma cerca di aiutare i piloti. Beh, tieni presente che questo team è nato per questo motivo, si chiama Promo Driver appunto, cioè certo. L'intenzione è quella di aiutare i ragazzi. Certo, e così a lo crescere, è, certo. Però non è da tutti. Diciamo che questa era l'idea iniziale, poi però andando un po' avanti ci siamo accorti che era bello anche vincere, ecco perché abbiamo in squadra Roccoli, no, che non è un ragazzino. Quindi, certo. E quindi abbiamo pensato di fare le due cose, un po', il ragazzino un po'. E il pilota che vince. È professionista. Bene, ragazzi, per questo primo blocco è tutto. Io sono veramente contento oggi di aver conosciuto da vicino l'entourage Promo Driver, che però, insomma, nel secondo blocco ci saranno altri elementi cardine del team, però ora devo andare a salutare i piloti perché devono andare verso Vallelunga, giusto? Si esatto. Devono già preparare, ossia Massimo Roccoli, mi raccomando, 2022 ti vogliamo vedere sempre in alto alla classifica. Vi aspetto a Vallelunga. Esatto. Grazie, ciao a tutti. Emanuele Rocca, rimettiti e anche te full gas, come si dice in gergo, per Vallelunga. Grazie. Antonio, tu rimarrai con noi perché nel secondo break abbiamo altri componenti della squadra lombarda. Va bene. Tra poco. Ok. Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Ricordi i nostri sapori. Conserviamo intatti i profumi e i valori della nostra terra, aggrappati alla nostra pelle. Chiediamo ai ricordi di consegnarci il ritmo della tradizione e la riscopriamo oggi, più viva che mai. Domeniche passate in famiglia a raccontarci dei nostri sogni e progetti. Momenti che restituiscono il sapore della nostra storia. La pasta di Camerino, sapori da ricordare. E continuiamo a parlarvi del magico weekend vissuto dal team Promo Driver al primo round del CIV in quel di Misano.
E se nella prima parte vi abbiamo parlato di questa fantastica storia del team di Promodriver attivo dal 1995, presentato anche i suoi piloti, in questa seconda parte entreremo più nell'area tecnica con altri importanti ospiti e altre interviste. Esatto, Ludo, hai detto proprio bene. Andiamo subito a salutare due altri ospiti che hanno un ruolo molto importante nel team Promodriver. Partiamo subito con il salutare il capo tecnico della squadra lombarda, è con noi Roberto Mussini, buonasera. Ciao a te, buonasera. E poi ancora Norberto Confalonieri, professore e dottore per quanto riguarda appunto la squadra Promodriver. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. E come state vedendo, tanti sono i ruoli all'interno di questo team per creare più un'unione, più un lavoro di squadra. Ma se la comunicazione in pista è fondamentale, lo è altrettanto anche al di là della pista. Quindi andiamo a sentire le parole di Elena Rovelli, addetto stampa di Promodriver. Mi occupo di comunicazione e social media, quindi di gestire i profili social della squadra, il sito, gli aggiornamenti, quindi di insomma comunicare la squadra online ai nostri follower. Elena, le vostre sono giornate molto impegnative, mi faresti un esempio di una giornata tipo all'interno del team Promodriver? La nostra giornata inizia molto presto, comunque io arrivo tendenzialmente insieme ai meccanici, quindi insomma 7:30-8 noi siamo già qui, si aprono i cancelli, i meccanici sono subito all'opera sulle moto, quindi per preparare al meglio con i vari settaggi per le sessioni. Io quando non siamo in pista do una mano anche in hospitality, quindi anche all'accoglienza dei nostri sponsor e dei nostri ospiti, che insomma al nostro team manager piace avere molti ospiti, quindi siamo sempre, c'è sempre un bel via vai nel nostro hospitality, non c'è mai un momento di noia. E come abbiamo potuto sentire dalle parole di Elena Rovelli, social media manager del team Promodriver, questo team rappresenta una grande famiglia. Ma adesso vorrei chiedere ad Antonio, team manager del team, che ruolo ha il nostro Roberto? Sì, quest'anno il team, per dare più importanza, abbiamo diviso praticamente, per dare più importanza ai piloti, abbiamo diviso il team in due parti, in due squadre praticamente. Lui, Roberto, è il capotecnico di Roccoli. Ok. E quindi con lui si è portato tutto uno staff che arriva direttamente dal mondiale. Ma quante persone muove il team? Adesso team il conto non l'ho fatto, non lo voglio nemmeno fare perché mi fa un po' paura, però siamo in tanti. Siete in tanti, sì. Abbiamo visto che siete molto molto affiatati. Bene, Roberto, il nostro Antonio ci ha già svelato un po' quello che fai all'interno del team, però vorrei chiederti anche che aria si respira in casa Promodriver. L'aria è molto bella, si sta bene, è molto familiare come team. Siamo molto agguerriti, quello sì. Si sta come in famiglia, però quando c'è da tirare fuori gli artigli bisogna farlo. C'è tanta competitività, parecchio. Anche perché abbiamo visto... Nel campionato italiano è molto, molto, molto elevato il livello. Arrivi in volata, super piloti ai nastri di partenza, quindi il CIV ha tutte le carte in regola, insomma, anche per non farvi sbagliare niente. E a tal proposito, Antonio Sala, grande volpe nel mondo del motorsport, sa bene che le cose deve fare al top. No, per ottenere dei risultati poi devi essere molto professionale, quindi certo. Per questo motivo abbiamo pensato di dividere, certo. Abbiamo creato due squadre e quindi i piloti hanno tutto a loro disposizione. Bene, vuoi raccontare esattamente ai nostri telespettatori, sappiamo che abbiamo un pubblico anche molto tecnico, di cosa ti occupi all'interno del team? Ma sostanzialmente mi occupo della messa a punto, della preparazione della moto a casa, siamo io e il mio socio diretto che sistemiamo quello che è tutti i preparativi della moto una volta tornati a casa e prima di partire per le gare, e in pista svolgiamo quello che è il lavoro dall'A alla Z, coadiuvati dai nostri ingegneri, telemetristi, insomma. Certo, siete un bello staff. Siamo un bel gruppetto. Bello staff. E come abbiamo già svelato all'inizio di questa fantastica puntata, io sono arrivata proprio da Misano con questa moto che abbiamo l'onore di ospitare negli studi di GoTV, gentilmente prestata da Massimo Roccoli. Però Roberto, vengo da te per chiederti se ti va di raccontarci un po' gli aspetti tecnici di questa moto. Ma la moto sostanzialmente è una derivata di serie, una Yamaha R6, 600 cilindrata, dove noi andiamo a non stravolgere completamente, ma a cambiare parecchi particolari, soprattutto in via della sicurezza, quanto riguarda freni, sospensioni,
è una moto che dall'origine, come esce da casa madre, diciamo, acquista parecchia cavalleria. Ecco, quanti cavalli per l'esattezza? I cavalli non si può dire. I cavalli non si possono dire. Non si può dire. Ecco, ma nel CIV voi come preparatori avete la possibilità di toccare il motore? Si possono fare delle modifiche. Si possono fare delle modifiche secondo il regolamento tecnico che abbiamo. Bene, bellissime queste immagini di questa super moto, veramente ultra performante. Tra l'altro so che rispetto all'anno scorso avete abbassato anche i vostri tempi sul giro. Sì, è cambiato il regolamento, vanno ancora più forte. Possiamo fare delle modifiche in più rispetto al regolamento dell'anno scorso, perché quest'anno è pareggiato al regolamento del campionato del mondo. Hai da divertirti, insomma. Sì, ce n'è, ce n'è. Bene. E Roberto, ti chiedo, quali sono gli obiettivi per questa stagione? Uno. L'obiettivo è uno, vincere. Ok. Giusto, dritto al punto. Bene, per ora... Sì, non c'è da girarci tanto intorno. Giusto. Per ora avete un terzo e quarto posto in cascina, che forse va un po' stretto, però il campionato sì. È ancora veramente molto molto lungo. Ricordiamo, sono 6 gli appuntamenti. Per due, quindi gara doppia ogni weekend, quindi i punti in palio sono veramente tanti. Lasciamo per un attimo Roberto, io mi focalizzerei ancora su Antonio, perché per far sì che un team sia concreto e competitivo e professionale, come ci diceva il nostro patron del team Promo Driver, deve mettere tutti i tasselli insieme. E all'interno del team c'è anche un dottore, un professore, veramente con la P maiuscola, che gestisce a livello fisico i tuoi piloti. Ci vuoi fare un cappello introduttivo sul professor Norberto Confalonieri? Sì, con Norberto siamo amici da tanti anni, no? Quindi anche lui ha la passione, quindi ci è sembrato interessante portarlo dentro nel team. Lui ha accettato volentieri questo ruolo, gli piace molto, e quindi diciamo che speriamo di non aver mai bisogno di lui. Assolutamente. Però lui è presente ovviamente e ci dà i consigli. Ecco Antonio, ma vi conoscete perché tu hai avuto bisogno di lui? No, meno male. Ci conosciamo per altri motivi, siamo amici da tanti anni. Bene, bene. Adesso andiamo subito dal nostro Norberto. Sì, Norberto, perché come ci ha anticipato prima Riccardo, sei un professore con la P maiuscola. È stato primario ortopedico dell'Istituto Gaetano Pini dal 1999 fino al 2017 e sei un grande appassionato di moto. Quindi vorrei capire e vorrei chiederti come sei arrivato a far parte della grande famiglia di Promo Driver. Beh, come ha già detto Antonio, sicuramente la grande amicizia che ci lega ci ha portato a questa esperienza. Mi ha chiesto di entrare nel team per assistere appunto i piloti e tutto lo staff che potesse avere qualche problema. Il mio ruolo è un ruolo defilato all'interno dello staff, proprio perché spero di non dover mai entrare e assistere appunto i traumi dello staff oppure dei piloti. Ad oggi ho operato felicemente solo un pilota che ha avuto dei problemi ai polsi appunto per una caduta e tutto si è risolto brillantemente. Una cosa che c'entra poco, tu l'avresti fatto correre Manuel Rocca domenica? Il trauma cranico non è il mio settore, io mi occupo di traumatologia, ho una discreta esperienza perché giustamente ho fatto 20 anni il primario traumatologo del pronto soccorso del centro traumatologico di Milano ed ho aperto e ho gestito per 15 anni il pronto soccorso di Madesimo, per cui ho una certa esperienza anche per i traumi da sci. Certo. Che forse sono di più di quelli delle moto. Tra l'altro sì, c'è sì, tanto sì. Lavoro lì. Sì, beh, comunque anche con le moto, certo, oggi con le vie di fuga i traumi importanti, le lesioni sono diminuite, però insomma le sportellate ci sono anche lì. Ci sono. Bene, che rapporto hai con i piloti in casa Promo Driver? Il rapporto è ottimo dal punto di vista umano, dal punto di vista professionale spero di non averlo, esatto. Di averlo il meno possibile, però tutte le volte che ho avuto modo di intervenire è sempre stato risolto felicemente. Bene, ecco. bene. Beh, penso che anche per i piloti, Antonio, sia un po' rassicurante avere un professore nei box, che qualsiasi cosa succeda
è a disposizione. Beh sì, assolutamente, certo. Bene, però state lì lontani, Massimo e Manuel, state lontani dal professor Confalonieri. Andiamo avanti e tramite l'efficientissimo addetto stampa del team Elena Rovelli, io so che tu hai un grande sogno, quello di mettere le mani su un grande campione. Questo è un tormentone nell'ambito del circuito, perché la storia di Marc Márquez, perché cosa è successo? È successo che proprio a Misano, io sono stato intervistato da Elena Rovelli, riguardo l'entrata, il ritorno in pista di Marc Márquez e avevo preconizzato la possibile rottura della sua placca, perché avendo visto via Instagram le radiografie dell'omero operato, per, certo, quel tipo di intervento, per quel tipo di osteosintesi, necessitava un fermo di almeno 2 mesi, con addirittura... Invece l'hanno rimasto subito in pista. Esatto, con addirittura una tutela di un apparecchio gessato di un tutore per 1 mese, perché era una frattura all'interno del focolaio di frattura, era una frattura particolare che necessitava per la guarigione di una protezione maggiore. Questo mi dà la stura per poter dire che all'interno del team dei medici sportivi, secondo me, ci deve essere sempre un traumatologo sportivo che, certo, abbia esperienza sulle fratture, perché i medici sportivi giustamente possono arrivare dal punto di vista sportivo, ad esempio il trauma cranico, certo, che ha subito Manuel sicuramente poteva essere trattato da un team di medici sportivi, ma per quanto riguarda le fratture, per quanto ci vuole una certa esperienza per poter far tornare in gara o in pista. Sì, secondo me ci vuole un traumatologo di una certa esperienza, perché poi dopo Marc Márquez, allora, il giorno dorna, dopo... Dorna, abbiamo il professor Confalonieri, quindi per qualsiasi chiarimento potete contattarlo. Scherzi a parte, grazie mille per questa parentesi molto tempestiva e professionale. Noi siamo quasi ai saluti, io volevo chiedere al nostro Antonio Sala cosa dobbiamo aspettarci dal round di Vallelunga. Beh, Vallelunga è una pista che piace molto a Massimo. Ok. E quindi, cioè, noi pensiamo che possiamo anche vincere. Dai. E poi anche per Manuel, se riesce ad entrare nei primi 10, siamo molto felici. Bene. Ci salutiamo con questa clip molto carina, poi rientriamo in studio, salutiamo tutti gli ospiti e diamo l'appuntamento alla prossima gara. Assolutamente sì. Vai. Bellissima questa clip realizzata proprio in quel di Misano, è tempo di saluti, io vado a ringraziare, a salutare veramente tanto il team manager promo driver Antonio Sala. Grazie a voi. Il nostro Roberto Mussini che si deve già mettere all'opera su questo bolide blu e bianco per la gara di Vallelunga. Saluto a tutti. E poi è stato un piacere avere con noi il professor Norberto Confalonieri. Sei stato veramente molto tempestivo, efficace e la tua ospitata è stata per noi veramente un onore, ma speriamo che insomma di non aver mai bisogno di te. Grazie, grazie a tutti voi, grazie Antonio, senz'altro, e buona serata a tutti. E io vado a ringraziare la nostra rider per eccellenza, Ludovica. Grazie a te, Riccardo. Voi non cambiate canale, ancora tanto motorsport vi attende sulle frequenze di GoTV. Ciao!
Questo programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Triform, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy. La pasta di Camerino, sapori da ricordare.